Salotto quando parla un caffè non puoi mangiare che stanno mangiando per le sere Tutto, capito? Non lo sai fare, scendi, scendi. Mercoledì no, stiamo a fare ora o domani mattina. Oh, vogliamo sciopero. Che può fare sindaco su una giornalista? Che può fare? Che devo fare? Domani convochiamo lo sciopero generale, si fa lo sciopero generale. Ma senza invitare le altre categorie, il famiglia facciamo. Ma sciopero contro chi? Come? Sciopero contro il governo. Chi non agisce, non è che lo possiamo fare contro di noi. Ma che deve fare? Deve mettere un'altra nave quarantena? Che come deve che fare? Deve fare? Deve intervenire tanto per svuotare il centro e deve cercare di controllare quello che c'è in bar. Non è che dobbiamo fare altre cose. Lo dice da mesi, lei lo chiede. Vabbè, da mesi. Onda, io non ne vai. Guardate che a Bergamo c'è un disastro umanitario, non fate avvenire la stessa cosa. La cosa che mi preoccupava e ci preoccupava molto era questa continua enfasi della terapia intensiva. Lo sforzo che è stato fatto di aumentare i posti di terapia intensiva è stato enorme, encomiabile, ma era evidente che era una goccia nel mare, perché l'epidemia non la fermi aumentando i posti di terapia intensiva, ma evitando il contagio, altrimenti tutti i posti di terapia intensiva del mondo non saranno mai sufficienti. Abbiamo dei medici di medicina generale che, pur essendo stati lasciati soli, hanno fatto quello che hanno potuto, anzi, hanno fatto quello che non bisognerebbe fare, cioè essere generosi e andare a visitare i malati, difatti molti sono morti. Perché se tu sei generoso, contagi tu, ti ammali, non riesci più a curare, forse muori anche e contagi gli altri. È un paradosso, ma è così. Tenete conto, la scuola non è di destra o di sinistra, la scuola non è della Lega, la scuola è di tutti. Siamo al 29 di agosto, qua ci sono studenti, insegnanti, mamme, papà. Io ho parlato con mio figlio venendo qua, ho due figli che vanno a scuola. Al 29 d'agosto non si sa ancora quando si rientra in classe, a che ora si entra in classe, a che ora si esce, dove si mangia, dove si fa palestra, quanti insegnanti ci sono,
cosa si fa il sabato, e abbiamo un ministro che da 2 mesi gioca con i banchi, con le rotelle, a casa l'anzolina che non merita, la fiducia di studenti e insegnanti. Io credo che oggettivamente il Ministero dell'Istruzione sia un ministero allo stato attuale molto debole. Vediamo i problemi che si stanno creando per la riapertura delle scuole. Noi portiamo un esempio virtuoso, che è quello del Friuli Venezia Giulia, che è aperto da diverse settimane al 100%, e per esempio in una città come Trieste, dove il trasporto pubblico locale viene molto utilizzato anche nei periodi estivi, non abbiamo avuto un aumento di contagi. Penso che sia un'esperienza buona. Spero che il governo voglia perlomeno tenere in considerazione questo esempio, che è un esempio oggettivo ed empirico, non è una teoria.